Benvenuti in Psiche Dintorni insieme a Elena Lorenzini, psicoterapeuta. Ciao Elena. Ciao Cristiana. Oggi vogliamo parlare dell'effetto spettatore. Che cos'è l'effetto spettatore? Ce lo spiega Elena. Io stavo pensando a quando ci sono stati esperimenti del genere, no? Uno si ferma e indica in alto e piano piano tutti guardano in alto. Ma l'effetto spettatore non è poi solo questo o non è questo? La domanda che ti volevo fare. Diciamo un po' è anche questo, no? Nel senso, l'effetto spettatore è quando tante persone insieme vedono un evento, diciamo, gli aiuti arrivano più tardi. Che cosa vuol dire? Noi pensiamo, no, nella nostra idea che se io sono, ad esempio, in pieno centro, ci sono molte persone, se mi succede qualcosa, qualcuno mi aiuterà. In verità, l'effetto spettatore ci dice che più persone ci sono, quindi ovviamente in una via, in una piazza ci saranno molte persone, più tardi arriva l'aiuto, perché le persone iniziano a guardarsi, iniziano a cercare di capire e a dare un significato all'evento, a quello che sta succedendo. E quindi se nessuno fa niente, perché magari tutti ci stiamo guardando per capire che cosa fare, di aiutare, chiamare i soccorsi, più in ritardo le persone si attivano. Mentre se siamo soli e vediamo una persona in difficoltà, l'aiuto arriva quasi subito. Questo è stato individuato negli anni 60. Una ragazza viene accoltellata, purtroppo, mi sembra 40 o 50 volte, di fronte a 38 persone che stavano guardando. Nessuno di queste aveva chiamato gli aiuti. Come mai? Perché appunto Ma stavano, dai. eh sì, diciamo, mi sembra nel 64, dopo questo evento in America è stato istituito il numero 20 delle emergenze, e prima non c'era, 911 sono giusto. E quindi che cosa succede? Che in questo caso le persone non è che erano disinteressate, non sapevano che cosa fare, erano confuse perché tutti guardavano le altre persone senza però individuare cosa fare. Quindi, diciamo, l'unica soluzione da fare è invece, si dice, responsabilizzare le persone. Cioè, se io mi sento male, dire la persona che mi sta accanto, lei con, che so, la maglietta bianca, chiami il 118. In quel caso le persone si responsabilizzano e si attivano. Forse c'è l'effetto, appunto, lo farà qualcun altro, l'avrà fatto qualcun altro, perché come, che ne so, se c'è un incidente, passi con la macchina, vedi che ci sono già delle macchine ferme e prosegui per non intasare il traffico. Poi ci sono anche i curiosi che magari si soffermano, guardano e non si fermano. Non lo so, se può essere una chiave di lettura. Sì, corretto. Infatti si chiama la responsabilità diluita, no? Più persone siamo, più ci sentiamo meno responsabili di fare qualcosa e pensiamo appunto che non lo faccio perché tanto l'avrà fatto qualcun altro. Purtroppo questo diventa un pensiero di tutti, quindi nessuno poi si attiva. Poi nel momento in cui una persona si attiva vuol dire avvicinarsi alla persona che sta male, chiamare o dire aiuto, a quel punto tutti noi sappiamo che cosa fare, no? Quindi tutti si attivano. Però c'è una fase molto lunga, che si chiama appunto effetto spettatore, in cui uno guarda senza fare niente. Cerchiamo di essere invece più protagonisti e meno spettatori. Consiglio che possiamo dare in chiusura. Ciao! Ciao!